nel partito, ma al lavoro, alla curiosità, alla ricerca di soluzioni diverse. Io non voglio più stare in un centro-sinistra, per cui Raimondo prima fa una battuta e dice: qui abbiamo unito il centro-sinistra, siamo fuori moda. A me piacerebbe che questa moda dilagasse nel paese e che si tornasse a ragionare in questi termini, che si superasse questa stagione di emergenza facendo delle cose concrete che possano servire a tutti, però che si superasse perché abbiamo trovato qualcosa di meglio, di più forte, di più convincente. Vorrei che questo partito, insieme a tutti voi, diventasse una casa accogliente, a prescindere dai numeri, dall'importanza, anzi posso dirlo, e qui forse in Val d'Aosta l'argomento funziona molto bene, con un po' di distanza verso questo potere strabordante, verso questo controllo della spesa pubblica, verso questo clientelismo che voi mi raccontate sempre quando vengo a trovarvi, che però insomma si respira un po' a tutte le latitudini in questo paese. Perché è un esempio banale, insomma, noi parliamo spesso di conflitto di interessi pensando che sia una questione che riguarda solo Berlusconi. E lì caschiamo in un tranello, perché in realtà il conflitto di interessi riguarda chi sta in una, no, fa il consigliere d'amministrazione e poi magari è sostenuto elettoralmente dall'azienda qui dall'appalto, tutte storie che conosciamo molto bene, che sono declinate in dialetti diversi in giro per il paese e che noi dobbiamo banalmente interrompere. Dobbiamo costruire una relazione con i cittadini basata su due concetti che sembrano molto lontani ma che si avvicinano in questo paese, che sono quelli del merito sicuramente, ma di una parola che abbiamo perso di vista e siamo l'unica sinistra del mondo che non la celebra con orgoglio, che è uguaglianza. Uguaglianza nelle possibilità, ovviamente, non quella che uniforma tutto. Ma io non capisco perché noi ci spaventiamo, siamo titubanti sui concetti fondamentali, ci spaventiamo perché ci sembra, non lo so per quale motivo, siamo sotto scacco psicologico, abbiamo subito tanti anni di fandonie. Io quando vengo qui penso che la mia regione, che è la Lombardia, è ancora amministrata dalla Lega. Guardate che è un fatto che sembra antistorico, eppure hanno vinto ancora, eppure c'è un lavoro evidentemente da fare per spiegare che cos'è l'autonomia, per spiegarla nelle due direzioni, no? Nel non abusare dell'autonomia e non livellare tutto, perché quando si va a Roma, prima mi provocavi, quando si va a Roma c'è l'impressione che da più o meno gli Appennini in su sia tutto un indistinto, il nord sia tutto uguale, per cui Aosta, Milano, Monza, la mia città, Arcore la conoscono per via. Però sia, come dire, tutta un'indistinzione, come se non ci fosse la montagna, come se non ci fossero questi problemi che noi pensiamo, tu prima mi dicevi, ci stanno riducendo come Matera, e non era un fatto, come dire, geografico, perché a Matera non c'è il treno, ma di fatto anche ad Aosta non c'è il treno, e quindi questi nord che declamiamo alla fine forse andrebbero indagati un po' meglio. Io volevo venire in treno, non si può venire, da Milano uno parte e dice: faccio prima fare un weekend, no? Cioè, perché il tempo è così, però ci avete l'aeroporto, perché no, dopo l'Italia si rovescia in questi termini, non c'è il treno, non c'è l'elettrificazione, però facciamo un aeroporto intercontinentale che superi Malpensa, perché di fatto avete quell'ambizione, no, è così. Come sulla gestione dei rifiuti, quando mi raccontavate, insomma, in questa regione bisogna fare la raccolta differenziata meglio, perché cosa avete di meno del Trentino? Niente, però lì hanno degli standard altissimi e qui invece si voleva risolverla con un bel impianto più o meno innovativo, più o meno moderno, per bruciare o per risolvere i rifiuti in modo industriale. Forse è dalla partecipazione che passa una soluzione diversa, da un impegno collettivo, dalle comunità che voi avete, che sono floride, voglio dire, non avete niente di meno di altri. Ecco, queste lezioni le vogliamo trasferire alla struttura stessa della politica, fare una politica così, cercando la soluzione migliore, mettendosi in discussione, se arriva un comitato di cittadini, ma perché noi dobbiamo essere snob? Che cosa abbiamo? Abbiamo più competenze? Forse sì, in altri casi magari ne abbiamo di meno di chi arriva e bussa alla porta del Partito Democratico, delle istituzioni. Se c'è qualcuno che ci fa notare che alcuni stipendi, tu prima citavi, no, la riduzione dei costi, del numero dei consiglieri, se alcuni stipendi della politica sono troppo alti, non è un argomento banale, perché le persone stanno prendendo stipendi troppo bassi, ed è questa distanza che si è creata a rendere tutto più scivoloso e più complicato da spiegare. Però di questi temi, no, ne parlano solo gli esagitati, no, dovremmo parlarne noi con tono ragionevole, con la misura giusta,
tenendo ferma la rappresentanza politica, ma mettendoci anche a disposizione per un rapporto diretto, forte. Ma perché no? Non perché si deve stare nelle istituzioni, nel palazzo, e la piazza deve essere un'altra cosa? Non si possono aprire le porte e le finestre di questo palazzo e far entrare le persone, farle discutere, ospitarle in un dibattito vero, serio, rigoroso, razionale, però aperto. Questo è il tema di oggi.